Il messaggio di questa domenica è estremamente interessante. In questo itinerario che ci porta alla scoperta di Gesù, siamo arrivati al punto in cui ci si può porre questa domanda: ma quanti seguiranno Gesù? Quanti saranno quelli che saranno suoi discepoli? Avrà successo tra gli uomini il suo messaggio, quello che Gesù propone? Che consistenza avrà questa comunità di discepoli? Queste sono le domande che oggi ci propone Sofonia, che ascolteremo esattamente in questa domenica. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore. Lascerò un resto di Israele. Ecco, è un popolo minuto quello che il Signore avrà come seguaci, come discepoli. Anche se il suo messaggio è diretto al mondo, è per tutto il mondo, coloro che diranno di sì, convinti e consapevoli, sa un resto. E allora il profeta Sofonia, 600 anni prima di Cristo, dice anche che questo popolo distratto provoca anche un po' la collera del Signore. È come un padre che, dopo aver dato tutto a suo figlio, lo trova disattento, distratto, anzi all'opposto di quello che lui pensa e di quello che lui vorrebbe. Si lascerà veramente il Signore da solo? Il Vangelo spiega che cuore ha questo atteggiamento di un popolo umile, povero, che il Signore prenderà come suo retaggio, come la sua chiesa. E la pagina del Vangelo ci presenta le beatitudini. Che identità ha questo popolo? Che carta d'identità ha? Chi saranno? E comincerà la pagina del Vangelo dicendo: beati. Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Beati i misericordiosi. Cioè esattamente un popolo che certamente a questo mondo non piace. E allora bisogna attrezzarci di fronte a quello che il Signore ci chiede, avere questa carta d'identità così precisa, la beatitudine, beati, la felicità è per coloro che il mondo scarta. Gli scarti sono quelli che il Signore molto spesso raccoglie per farli sua chiesa.